Signori e signore, siamo giunti ufficialmente all'ultima semifinale di questa 100 tiri cup. CR Spera contro Jeda. Una sfida incredibile. Chi di loro due diventerà l'ultimo finalista di questa sfida? Rispetto all'anno scorso, la sfida è durata tantissimo. Abbiamo avuto purtroppo tante interruzioni. Problemi, come direbbe qualcuno. Non solo nostri, ma dati anche dai vari infortuni che quest'anno hanno colpito i nostri giocatori. Non vi voglio dire troppo perché ve lo spiegherò bene nel prossimo video, quindi nella finale della 100 tiri cup, ma forse questo è l'ultimo anno del format. Non disperiamoci, perché chiusa una porta si apre sempre un portone. E ora scrivete nei commenti, secondo voi chi vincerà questa 100 tiri cup? Andate a scoprire i due finalisti e ora vi lascio con Sara per un'altra grande novità, la scelta del portiere. Ciao cara, bentornata. Sì. Non salutiamo mai noi, ma noi ci vogliamo tutti quanti bene. Bentornati ragazzi. Ciao a tutti. Comunque numero... Mi saluta però. Hai già fatto tu? Io, per me. No, hai detto ciao a tutti. Vabbè dai ragazzi, dai. Tanto tutto falso. Ale, numero uno. E il numero tre? Lo chiamiamo? Ragazzi, oggi ci sarà un altro portiere, un mio collega. Infatti presentiamo l'altro portiere della 100 tiri di oggi, che è Checco. Ciao Checco, bentornato Dile. A proposito, di Dile, signori, ho ingaggiato questo portiere. Sei pronto Checco? Prontissimo. Carico. Vai. Qui siamo super carichi, Anto, arriviamo da te. Ciao ragazzi, qua ZW, benvenuti sul mio canale, bentornati con la 100 tiri cup di quest'anno, seconda semifinale. E abbiamo il cup della Zeta Milano, Jeda, che si è portato tutta la squadra contro CR Spera, che ha battuto Felipe Sodigna ai quarti di finale, quindi un ex professionista dopo l'altro. Esatto, un po' sfortunato in questo girone sono stato. Un po' sfortunato, tutti forti di Becco. Cap, come stai? Beh, abbastanza male, ma va bene. Diciamo che il cap non sta passando un bellissimo periodo. Nei commenti arriva la gente che scrive: il cap è sempre rotto. Cosa rispondiamo? Sì, ma queste sono inevitabili, quindi sono distorsioni, quindi sono infortuni che possono capitare, però cioè, stringiamo i denti e andiamo avanti, cioè non si può mollare. Bravo, applaudi anche la platea. Perché è l'unico che si è presentato in 2 anni e mezzo con i dolori, oltre a me con la spalla lussata, l'unico. C'è da dire che è stato un po' obbligato, perché comunque l'abbiamo tirata un po' per le lunghe questa 100 tiri cup di quest'anno. Però ragazzi, cosa ne pensate l'uno dell'altro? Ti aspettavi di beccare CR Spera e ti aspettavi soprattutto uno Jeda così tanto in forma da battere Bomber Picci? Beh, Bomber Picci, c'è quella sfida lì. Non avevo già deciso un vincitore, però sapevo che fosse molto equilibrata. Ho molto rispetto per lui perché tutti quanti sappiamo la carriera che ha avuto, quindi sicuramente sarà una sfida molto molto difficile, però sono anche contento di averlo beccato perché mi dà degli stimoli e posso anche confrontarmi, ecco, quindi comunque andrà, è un confronto molto valido per me, quindi sono molto contento di sfidarlo. Cazzo. Sì, Sodigna confidavo che potesse perché ho visto tirare, però ho visto anche CR Spera molto bravo piano i tiri, dai quarti in su c'è stato un grande livello, era molto alto, non era scontato niente, capito? Quindi poi la mia sfida con Picci secondo me è stata molto bella e devo dire la verità, temevo molto quella sfida, quindi mi sono preparato anche a livello psicologico abbastanza per quello. Dai. Chiaramente io posso dare degli stimoli a quelli che mi affrontano, perché giustamente uno battermi è anche una cosa stimolante, bello, però per me è anche bello potermi confrontare con loro, perché qua non c'entra la carriera secondo me, però le sfide sono le sfide, quindi. Le sfide sono le sfide, mi piace questa cosa, una sfida all'insegna del rispetto. Andiamo però a sentire i portieri di oggi perché c'è una novità. Ale, ragazzi, abbiamo già presentato prima nella scelta il mio collega, il portiere della Zeta Milano, Checco. Ciao Checco. Nel caso dovessi uscire, proverò magari anche a dargli qualche consiglio, perché la 100 tiri sappiamo che è una sfida, cioè non è facile. Cioè non c'è ancora stato l'esordio di Checco con la Zeta Milano, ci potrebbe essere alla 100 tiri. Un grande esordio subito, platea importante per il nuovo Gigi Donnarumma. Rag, tu come stai? Tutto in forma. Ormai sono disoccupato, la 100 tiri la facciamo una volta ogni 4 mesi, speriamo che esco e basta. Speriamo di no. Ah, non lo vuoi? Mi conosci troppo bene ormai. Ti stanno bene. E allora chi dice i numeri qua? Giusto, si sceglie il cap. Allora, Sara, tu i numeri li dati correttamente, come sempre. Pare che c'è Vincent che controlla. Dacci le quote, Vincent. Quindi scegliamo. Oggi è tosta, però io scelgo il 2. Ragnar! Ragnar! Sì! Sì, guarda la smorfia, guarda la smorfia! Guarda la smorfia, fate così! Oh, è andata bene, No, perché sai volevi farla, eh? Volevo farla, Sei pronto a riodiarmi ancora? A scrivere, sei pronto? Non aspettava. Faccio schifo.
schifo. Ha già fatto bene. E adesso mi vedete un altro video così. Silenzio. Che ecco. Sarà per la prossima. Ci saranno sicuramente altre occasioni. Chi parte però? Tu hai scelto, quindi Lu, scegli se partire come primo o come secondo. Parto primo. Parti primo, cap, andiamo. Tanto la tribuna è tutta Z Milano. Ragazzi, è un piacere immenso poi incontrare lui, perché è un grande rispetto. È uno che veramente fa le cose molto in grande. Ha anche una capacità anche di grande concentrazione. È un ragazzo molto serio anche. Se molta gente. Una persona come te, sono molto sono onorato. Che vinca il migliore. Una sfida incredibile. Sono onorato di beccarti in semifinale. Pronti, ragazzi? Fiero mancato. Bentornati, signori. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Al mio, dico, al mio, non quella di Zeta. Tutto pronto per questa semifinale. Seconda semifinale. Mi raccomando, ragazzi, andatevi a vedere il video dell'altra semifinale. Simone Crispo contro Brian Gila, perché è già uscito. E il primo finalista lo potete già scoprire. Comunque, CR Spera, ci siamo? Vediamo se Ragnar si ricorda ancora come si fa. Beh, si presenta con un incrocio dei pali. Eccoci qua, bentornati. Ecco, inizia alla seconda semifinale. C'è incrocio dei pali e inizia Ragnar a parlare. Certo che partire così, raga, con rag e poi prendere due pali. Inizia a vedersi un po' di nebbia. La nebbia di Milano. Sì, uno su tre. Guardate quanto è concentrato. Dai, dall'altra parte, 50%, 2 su 4. È un gran tiratore, sì. Prima risposta del ragno. Il ragno c'è. Il ragno è arrivato. Ancora CR Spera, e questo l'ha messo lì, imprendibile anche per il ragno che intuisce, ma non basta. Questa fra 20 tiri te la prendo, forse oggi anche prima. Concentratissimo, voleva partire come concentrazione, primo. Concentrazione anche Ragnar, vediamo. Tanta roba, tanta roba. Mago, questo, cosa ne pensi? Ho visto i miei video. Ancora lì, Ragnar immobile. Il taglierba, Ragnar. Non l'ho mai sentito da agosto. È partito adesso. Solo perché registriamo. Mai fatto qua, mai tagliata l'erba. Mai tagliata. E non c'è erba. La prima volta che taglia l'erba si intende. Oddio! Ma cosa è andato? Ma Rag. Oh, ride a scherzo, ha fatto palo gol, Potrebbe fare 7 su 10. CR Spera! Bravissimo, Lu. Dai, Cap. Si conferma un grande tiratore, bravo. Cap, ci vuole la migliore prestazione. Qua bisogna. Dai, Cap, che bravo, Lu. Ti sei presentato bene, lo sapevamo. È una semifinale. Vuoi la finale? Con quattro pali non è facile. Cioè, quattro pali intendo due pali, una traversa Ragnar. Non sono al 1000%, ma cercheremo di dare al massimo. Comunque, non ci sono scuse, quindi le sfide vanno fatte. Siamo qui per quello. 20 tiri del Cap. Guardate la mano. La mano del Cap torna. Il cap! Dai, cap, dai, cap! Ancora il cap. Perché per la mano. La mette lì! Ragazzi, sta calciando con una tranquillità disarmante. Cosa c'è, Ludo? Ce la faccio con sta mano. Forse lui poteva essere. Toccata. Guarda la chiama. Contala come parata questa, toccata. Per ora sono pari, Tre tiri, un gol. Questo dovrebbe segnare in teoria. Lo sa. Geda, non sbagliare. Freno a mano. No! Vabbè, ha fatto il passo un'ora prima. Il comodino di casa mia si muove di più. Il cap! Sta calciando in un modo stranissimo, ma sta funzionando. Li sta battendo come dei rigori. Sì, esatto. Molto meno di potenza, ma molto più di precisione e tanta roba, direi. Cioè, aspetta fino all'ultimo di vedere il movimento di Ragnar. Esatto, ce la faccio vedere. Quasi tiri così, non ce la faccio. Fuori ancora. Ancora alta. Fa fatica, secondo me, a chiudere. Siamo a 3 gol. Ragnar avanza. Andiamo a vedere. Geda lo capisce. Bravo. 4 gol. Manca 2 palloni, potrebbe fare anche lui 6. 2 palloni per il capitano Geda. Ancora. Bravo! Applaudi, cazzo, applaudite! Scrivi te invece, scrivi. 5-6 sarebbe figo, Ci sta che la 4-6 già in semifinale. Anche se
facile, facile. 4 a 6. E in vantaggio di 2 gol. Tocca ancora al cap. Come lo vedi? Sicuramente, come dicevi tu prima, magari qualche acciacco c'è perché arriva dalla domenica e sicuramente le partite si sentono. E che un giocatore normale con gli acciacchi che ha lui non calcerebbe così bene. Allora, diciamo che è stato più un riscaldamento questa prima qua per capire anche il livello della mia sopportazione al dolore. Adesso in questa seconda serie cerchiamo di concentrarci un po' di più e forzare un po' di più. Però forzare senza sbagliare la porta. Devo beccare di più la porta, secondo me. Si va. Cap 4 a 6. Dai, ci cap. Sei ancora cap. Tu, cap. Devi recuperare. Dai, cap. Dai, dai, cap. Dai, 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 dai. Prego, andiamo a che metto in corsa, eh. Oddio. Apri, apri. Dai, ah! Si presenta così. In corsa non da lui, eh. Anche la mano non da lui. Sta giocando sullo spiazzare, sullo spiazzare Ragnar. Per spiazzarlo con tutta questa rincorsa non è più difficile. Ha più tempo per guardare i suoi movimenti. Più difficile spiazzare. Si sta caricando, siamo 5-6 ancora. Geda! Fuori. Oh, Ludo. Ludo. No, Ludo. Fuori. Spreca il cap. Buona cap, dai. Questo dovrebbe segnarlo. Ecco, un altro. E a 5. E lo segna. No. Bella parata. No, stai là, non applaudire. Guarda che io ti sto facendo i complimenti, non è che sono un urlo. Dai zitto che hai detto che te sei il prossimo. 10 su 10. Bello. Il pareggio di Cedà. Cappuccio Neve. L'ha guardato, bravo. 7 a 6. L'ha guardato bene fino all'ultimo. Comunque tanti gol ce li regala quell'asino, non importa. Geda, attenzione. Il cap, la rincò. Bravo cap. Mamma mia. Bella palla. Così. Solo gol bel. O la sbaglio o gol bel. Vedi, adesso non si è mosso. Infatti aveva fatto il saltino, sì. 8 a 6. Ultimo tiro. Dai cap che è l'ultimo. Il ventesimo tiro di Capitan Geda Cappuccio Neves. Sì. Doppia cifra. 9 a 6. Sotto la mia media. Però vabbè, vediamo se il portiere che ho scelto, che di solito è quelli con la maglia nera, vediamo se arrivano le tenebre anche per asse Brasile tenebre di Melegnano. Considerando la sfida sempre accesa che c'è tra me e lui, se io avessi fatto il tiro che ha fatto Geda adesso l'ultimo, lui me l'avrebbe parata così. Perché ho fatto il passo a sinistra. Invece l'ha fatto andare. Un altro e cioè, capito? Adesso sempre così contro di me. Ipoteticamente sta vincendo, quindi. Raga, contro uno Geda infortunato io mi metto a tirare da lì, no, questa mancanza di rispetto. Ragazzi, le sfide sono sfide. Ci sei sempre te. Non è vietato. Lo scatto di Ragnar. Comincia a entrare nella tua psicologia che... Ecco l'importante. C'è ancora CR, spera. 9 a 7. E adesso ha sempre preso la porta lui, Sempre, mai fuori neanche un tiro, Grazie, ecco Paolo Bargigia. Occhio. Ciao, Rag. Andiamo, Ragno. Vai. Bello. Devi caricarlo di più perché non basta. Voglio dire che a Melegnano c'è la gente brava, che è forte, i portieri forti. Un saluto a Frigatti. Ti seguo. Bello. Questo lo prendi. 9 pari. C'ero anche arrivato, non ci credo. 9 pari, ci sei quasi arrivato, Rag. Per la doppia cifra toccata per la prima volta, anticipa Ragnar, ma Cere Spero ormai l'ha capito. 10 a 9, il sorpasso. Poi ogni tanto si capisce quando uno si muove. Lascia tanto spazio a disposizione, però copre bene. Su, vedi se non ti muovi prima. Ti rende un pochetto difficile la sua tecnica. Fuori. Primo tiro fuori. Però guarda, l'ha portato a forzare. Si dà fastidissimo un portiere che si posiziona così, non è... Attenzione perché manca solo uno. 10 a 9, se dovessi sbagliarlo, sai che hai recuperato un gol? C'è respera, tocca Ragnar! 10 a 9! Adesso sì, ti riconosco, Dai che siamo vivi ancora! Sei super vivo! 10 a 9, meno 1! Poi ho fatto su 20 tiri 10 gol. Non mi tocco mai da quella media, Leo, da quando vengo qua che faccio quella media. Insomma, un gol ogni due tiri. Si è staccato un dito, è il dito peggiore, un pollice, fa male, ma bisogna resistere. Tocca ancora C'è respera e ora bisogna vedere. Perché Ragnar sembra star salendo. Sta salendo. Io devo bere il mio litro e mezzo al mattino. Attenzione! CR spera parte! Bravo Ragno! Ma si ripresenta Ragnar che sta continuando a dire di no! Ma quei passetti sdoppano la linea. Ancora bisogna trovare il gol, CR spera, ma il palo si mette in mezzo e non aiuta! E come sempre non è gol. Sono lì. Fatti valere!
che ti sto guardando per la prossima. È da un po' che non fa gol, eh. Cosa sta succedendo? Secondo me sta battendo quei passi che fa lui davanti all'area. Forse l'ha messo in crisi quella cosa lì. Deve un attimino prenderci la misura. Non da Cerespera. Ha bisogno del gol, ci prova, forza, e non lo trova. 0 su 4 per Cerespera. Questa è la sua. Dai, ragno, comincia 10, a volare, comincia 20, a essere la tua ragnatella lì. Ancora. No! Cerespera, si sblocca, si sblocca, si riporta sul più 2, 11 a 9. Questa potevi parare? No, ragno, no. No, Gena mi vuole bene. Mancano 4 palloni. Dai che è tua, dai. Mette un po' di zizzania come fa lui quando è qua, lui mette sempre zizzania tra... Cerespera! Bello, bello! Back to back, ne aveva bisogno, lo sa anche lui. 12 a 9, più 3. Dai che ci sei, ragno, Cerespera, un'altra volta il palo. Serve, serve. Serve sì, un palo che fa la differenza. Serve al capo questo palo. Continua perché i pali sono importanti. Non è neanche quali fanno... Non è vero, stavo a riprendere 13 a 9 distanza. Stavo a riprendere. No, penultimo. Vi dico, si sta riprendendo bene. Fuori, 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 fuori. Il raggio di Melegnano. Bravo, raga. 13 a 9, però il Cap Jeddah ha un giro in meno. È stato un giro pesante per Cerespera, quindi devo cercare di approfittare. Quindi momento di concentrazione totale, cerchiamo di approfittare bene, bene da questo momento qua adesso, perché ho un giro in meno, quindi ho la possibilità di poter raggiungere e portarmi avanti. Quindi vediamo un po'. 13 a 9. 4 gol Jeddah, per te è un cioccolatino. Con quella mano. Anche per lui. Palo non è gol. È giusto così. La smorfia di Cerespera, che lo guardo, guardatelo. Sembra Ronaldo dopo l'eliminazione del mondiale. Tanto tempo per il calcio di Jeddah. Che lo sa. E spiazza Ragnar. 13 a 10. Poi che animali sono questi? Aspetta. Bello. Portiere immobile. 13 a 11. Ragnar prende tempo. Sta subendo due gol di fila e prende tempo. Mi sembra un po' in difficoltà Ragnar ora. Sì. Li avete chiamato. 13 a 11, vediamo, ragazzi. Meno 2. Vediamo. Ancora. Jeddah però. Però se esce. Lui la alza. Ma questa è l'esperienza. Nulla è a caso. La tranquillità del maestro Jeddah. Scegli l'angolo. Tocca Ragnar però. Che neutralizza per la prima volta Cappuccio Neves. Nella mattonella centrale. Non prendi la porta qua. Sono convinto. Eh sì, 13 a 12. 4 pallottole disponibili per Jeddah, che vuole sfruttare subito la prima e la pareggia. 13 pari con l'allarme che suona, l'allarme che sta a significare ti ho preso, il pareggio è fatto. Sotto gli allarmi di Bucinasco, Jeddah Cappuccio prova! Traversa la gol! E stavolta ho rischiato pure che mi rimbalzasse ancora addosso. Due palloni per il sorpasso dei 10 tiri a testa. Ancora Jeddah! Ragnar immobile! 14 a 13. E ora c'è per la prima volta il sorpasso ai danni di Cerespera. Solo la tiri, lo so Jeddah. Dammela in mano. Bella! Mamma mia! Jeddah Cappuccio Neves, più 2, a chi lo dedichi? Alla Z Milano. Oh, 15, 13, 50% bloccato su 30 tiri. E ora però da 31 a 40 ancora Jeddah, Jackson, te la senti dire un pronostico? No, non me la sento. Non me la sento per determinati fattori. Allora, mi avevo pronosticato massimo più 1 Jeddah, però 3 sono troppi bassi tuoi e 6 sono troppi gol suoi. Dovevo fare almeno una parata in più e tu dovevi fare almeno un gol in più. Quindi se ti butti anche con lui magari. È giusto così, devi sentirla dentro. Soffri e riemergi, soffri, sentila dentro. Riemergi, riemergi! 15 a 13, da 31 a 40 per Jeddah. Lo sa anche lui quanto è importante questo giro. Questo segna, questo segna. Sempre gol. Ha preso il time finish. 16 a 13, più 3. Bisogna capire che giro in capo. Ragnar parla sempre solo. Fa tutto tranne che parare, quello è bello. Questo no. Questo è gol sempre. Abbi fede, CR, abbi fede. È la prima parata che fai. Stai zitto. Abbi fede. Abbi fede, CR, abbi fede. Le parole di un messaggio. Come sperando io. CR, abbi fede.
no, no, vedi? Non è workout. Quanti battiti deve fare per fare il time finish? Due. Due battiti. Però devo andare a tempo. Se ne fa tre icon. Questo è gol. Questo è gol sempre. Questo è gol sempre. Gli avete tirato. Dai cap, dai. 16-13 più 3. C'è ancora un po' di pallotto a disposizione. Ma le deve mettere dentro. Che bello quando la palla colpisce e si alza. Ti giuro, io da piccolo quando guardavo le partite in Serie A e facevano i gol con tipo la palla era sotto terra, la palla poi si sembra perfetto, si alzava. Il tiro perfetto. Che bello. Ah, no! Sembrava dentro! Aveva spiazzato pure me. 17. Bello! Oh, madonna! Ma cosa prendi? Bravo, ok. Oh, Cere, spera, devi alzare in piedi, devi alzare la chatta che scrivi, devi alzare in piedi. Scusate per non aver urlato, però ero concentrato. Qui qua tutti e due. Sì, sì. Cazzo, ha la mentalità tutta sua. Che cazzo sta succedendo? Questa ti dirò è più difficile di quella di prima. 17-13, l'ultimo, il quarantesimo di Jeddah. Ha bisogno il cap. E questa. Posso dire che questo giro qui non ha sbagliato Jeddah, ma ha fatto bene Ragnar. Sì. Ragnar Prime. Oggi bisogna anche arrendermi a Ragnar. Oggi molto bene, quindi anche la seconda serie tanta roba. Andiamo avanti, vediamo che cosa fa l'avversario adesso. Ci respira, vediamo un po'. Vediamo se Ragnar riesce ad entrare nella sua mente. Due finalisti hanno fatto una serie, 1-3 e 1-2. La gente parla ma non spiega perché ogni volta i risultati dati sono sempre minori. Ma è giusto, io mi diverto, sapete che mi diverto. Ci sarà un buon uomo che sarà dalla mia parte. Un buon uomo. C'è respira. Tocca a Ragnar adesso comunque, dai. 17 a 13. Prova a partire ancora Ragnar. Tutto bene. Conta, no. C'è respira che dopo ne ha altre 10 da fuori. Ci prova ancora Ragnar. Forse continua un po' con la tua psicologia. So che hai studiato per questo, quindi sei laureato in psicologia. Attenzione. C'è respira ancora Ragnar. C'è laureato in psicologia dei disturbi. Comincia a disturbare. Deve sbloccarsi. C'è respira su. CR spera, dai Lu, 17 a 14. Dai Lu, concentrato Lu. Fa vedere che quella maglia vale tanto. Oddio! Questa è una bella palla. Questo è Gigi Buffon contro Zidane. È Buffon contro Zidane. No, cazzo, Buffon non aveva la barba. Usa anche quella, fatti un bel vichingo in faccia. Però, 17 a 15. Tutto a te. Deve sbagliarne uno. Dai ragno che Melegnano ti aspetta. Sono in festa per te oggi. Tu le provi tutte cap. Oddio. Ho preparato una festa per te là, a sorpresa. Ma se glielo dici è sorpresa. Non sai cosa ti adesso non sai cosa ti aspetti, quindi accotto. Occhio, non sai cosa ti aspetta là. 17-15. Lui questa puntata. Lo sa che è mani, nelle tue mani. CR spera! Ancora Ragnar, 17-15. Meno 2, gli ultimi 10 di CR spera da fuori la lunetta. Semifinale, ultime due serie, 4 gol. Scrivilo. Scrivilo. Gli ultimi 10 di CR spera. 17-15. Questa sfida la decide Ragnar. CR spera. Tu lo conosci. 17-15. Prova a partire. 17-16. Si presenta col gol. Era importantissimo. 17-16 ancora. CR spera. 2 su 2. Pareggia subito i conti. Ma che semifinale stiamo vedendo? Va per dietro la porta. E Ragnar Sara va a prendere un po' di tempo. Per deconcentrarlo. Siamo 17 pari. 8 tiri per CR spera che vuole subito fare l'unplane. Ragnar intuisce, c'è la prima parata. Bella. C'è il sorpasso, 18 a 17. 6 palloni. Bello. Sta calciando forse meglio da fuori. Sì, ma fa l'opposto. Là non dovrebbe qua dovrebbe stare un passo più alto. Dovrebbe essere qua invece. Sì, io proprio lontano dovrebbe stare un po' più alto. Si toglie i guanti. Si toglie i guanti, ragazzi. Secondo me se stai un po' un attimo Fuori. 19 a 17. Ancora CR. Oh! Pensavo un po' questo. 19 a 17. Ancora CR spera. CR 20 a 17.
17, attenzione perché c'ha l'ultimo tiro. Questo è fondamentale, suo tiro, fondamentale. Semifinale al Cardio Palma. Non so se glielo fa apposta perché vuole che calci. Parte Cristiano! Niente da fare. 20 a 17, si decide tutto nell'ultima serie. È comunque 3 gol di differenza, è un buon vantaggio, è un buon vantaggio, quindi devo assolutamente essere perfetto. Qua non posso sbagliare. Ma fuori area poi. Beh, vediamo. Se sei spettatore, prima di questa serie stoppa e vatti a bere un goccio d'acqua. Questo è veramente difficile da capire come finirà. Buona visione. Attenzione perché sta per partire. CR, vieni. Ti voglio qua vicino a me io. Lo so che non riesci a star seduto, ma ti voglio qua. Arrivo subito, Sta sentendo Giorgina. 20 a 17. 3 gol di differenza. Parte. Il cap! La mette subito. 20 a 18, meno 2 per la finale. Questa è la gran palla. Laura! Bravissimo. È un paradosso. 20 a 18. Occhio, Che gita. Eppure ancora. Ma poi pure, sempre più. Può morire come la terra è stata in mezzo. Ha bisogno del gol Jeddah. Parte! Semplice, la letta, attenzione! Sguardo di Cerro spera veramente contro le battiti! Tosta ragazzi, vediamo tosta. Cosa succede. Vince. Secondo me questa non la fanno bella. Scusa! Cosa scusa? Scusa demonio! Ragazzi, che sfida! Che sfida! Attenzione! Attenzione! Attenzione, 20-19. Proprio alla fine il palo tradisce l'altro. Vediamo dopo questo gol i battiti. 112. Attenzione ancora. Jeddah! La pareggia! E ora ha 3 tiri a disposizione per andare in finale. Altrimenti, per la prima volta, si andrà ad oltranza un tiro a testa. Uno per vincere, con 0 si va ad oltranza e sarebbe una semifinale perfetta. Esce il sole di Rio, il sole delle Amazzoni del Brasile. Abucinasco. Jeddah, Cabucho Neves per la finale. Attenzione, Ruzza Cup! Ruzza! No! Buona, attenzione! Mettici la Ruzza Cup! Due tiri, Due tiri! Prende tempo! Prende tempo! Parte! Jeddah! Ancora Ragnar! Si decide tutto all'ultimo tiro! Altrimenti si va ad oltranza, ragazzi! Se segna, vince! Rag! Se no, si va ad oltranza! Jeddah! Parte! Ragazzi, questa è stata la sfida più difficile, però grazie ai compagni Z Milano, sfida bella, però in finale ci andiamo noi e Z Milano sempre presente. Ma che sfida è stata, complimenti Cap, perché veramente sei l'esempio di chi non molla mai, ma complimenti anche a Cerespera, ci avete regalato un contenuto assurdo, veramente. Rag, questo è tranquillamente il video della 100 tiri Cap più bello che sia mai uscito per ora. Bisogna dire che comunque il supporto che guardate qua, ha fatto la differenza. Grandi. Anche lui negli ultimi gol da fuori non ha mollato niente. Ed è stata una sfida assurda, raga. Una però sfida sai veramente che assurda. Ho temuto questa cosa di tirare da fuori aria perché lui l'ha fatto molto bene. Infatti, ho detto il dolore, avevo la paura, era questo. Infatti, però alla fine, sai cosa? Che bisogna essere sempre concentrato anche sul dolore. Per poi, ma quando hai battuto l'ultimo tiro, a cosa hai pensato? Quando si vuole raggiungere un obiettivo, bisogna sempre concentrarsi. Che quando tu lo raggiungi, vedi poi la felicità è più grande del dolore di tutte le cose. Quindi, bravo, grande capitano. Insegnamento come sempre. Lui è un ragazzo molto serio per quello che fa e questa è una cosa che a me piace molto. Lui è stato la persona che ha messo più in difficoltà Jeddah in tutti i partecipanti che hai trovato, se non sbaglio. Sì, con grande rispetto per Pisci, sicuramente Pisci è un grande tiratore, però sicuramente temevo più lui. Oh, Cristiano, cos'hai da dire? Complimenti importanti questi, Devo dire che sto rosicando abbastanza, lo sai, perché... Guarda, io in questo momento sto come te, non so che... È giusto dire una cosa. Comunque è giusto, cioè, il fatto che tu sei così a me fa piacere, per quel dire che ci tieni. Esatto, da un lato, dal lato sentimentale, rosicando abbastanza perché
comunque ci tenevo davvero tanto. Dal lato invece, come dire, più razionale, ero consapevole e sono consapevole di aver affrontato un grande campione che è riuscito a mettermi in difficoltà nonostante avessi degli acciacchi eccetera. Poi vabbè, anch'io ho i miei demeriti perché ho sprecato tanto in certe situazioni, però comunque per me è già stato un onore partecipare a questi 100 tiri, perché non avrei mai pensato di fare questo percorso. Grazie. Quindi ti ringrazio sempre per avermi invitato, ed è stato un onore ovviamente sfidare un ex calciatore di Serie A, perché comunque diciamo che era sempre un po' il sogno che avevo da bambino di arrivare in Serie A o comunque di affrontare giocatori più forti. Quindi per me è già un traguardo questo. Ovviamente sono molto deluso per la sconfitta, ma dall'altro lato ci tengo davvero a fare i complimenti a te per questa competizione. Sei uscito a testa altissima. A lui per il talento che ha, quindi non posso che battere le mani. Bravi, bravi. Allora che dire ragazzi, ci vedremo in finale. Andatevi a vedere anche l'altra semifinale tra Brian Gila e Simone Crispo per scoprire effettivamente contro chi dovrà andare Jeddah. Iscrivetevi al canale, passate da tutti i canali social di questi ragazzoni che sono qua. Ci vediamo prossimamente con la finale. Vi ringraziamo perché siete sempre voi che ci spingete a fare tutto ciò. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.